A Tauro, la piccola isola di un piccolo paese nel sud-est asiatico, Timor-Leste. Colonizzato dal Portogallo e occupato dall'Indonesia per 24 anni, dopo molte sofferenze, nel 2002 il paese ha riacquistato l'indipendenza. Una società ferita da guerre e immensi traumi ha attirato l'attenzione di due uomini che, dopo aver lavorato per 40 anni in comunità povere del Brasile, hanno attraversato il mondo per ispirare e valorizzare le persone, lottando per la dignità umana. Questa è la storia di Chico e Luiz, italiani di nascita, brasiliani nel cuore. Sono i sacerdoti di Atauro. Praticando la chiesa missionaria proposta da Papa Francesco, visitando le famiglie nei piccoli villaggi e incoraggiando il lavoro collettivo, hanno cambiato la vita di migliaia di persone e hanno collaborato per garantire la salute di molte altre, attraverso corsi di sicurezza per le immersioni e la distribuzione di attrezzature in un luogo in cui molti hanno già perso la vita, l'udito e sono persino morti cercando il sostentamento nel fondo del mare. Hanno creato una cooperativa di donne che produce la bambola di Atauro e una moltitudine di prodotti di alta qualità, oggi esportati in tutto il mondo. In una comunità che conviveva da sempre con la mancanza di acqua pulita e servizi igienici di base, centinaia di famiglie si sono beneficiate con un sistema di distribuzione e di bagni nelle loro case. Hanno costruito un ristorante, una pensione e investito nella formazione della manodopera locale per creare posti di lavoro e reddito in un contesto di molta povertà, ma allo stesso tempo molto ricco di biodiversità marina. Seguiamo il battesimo e l'inaugurazione di una barca. È la festa del Dadarò, il tirabarca. E partecipiamo alla festa di San Pietro, la festa dei pescatori. I due sacerdoti stanno sempre dove sta la gente, valorizzando le usanze locali, avvicinando così le persone al Vangelo e portando la cultura popolare nel quotidiano della vita ecclesiale. Padres de Atauro, un film ispiratore, un momento speciale per celebrare la nostra fede nella vita, la nostra fede nella giustizia. Una testimonianza di grande solidarietà con tutti, specialmente con i poveri e gli esclusi della nostra società.